Ciao ragazzi, occhietti da sonno, come potete vedere, siamo al supercharger di Mogliano, stiamo ricaricando e questo è il primo video dopo la Norvegia, anche se il video l'ho montato prima. Il video che adesso vi faccio vedere è una comparazione tra lo Ionity e il supercharger per quanto riguarda i tempi di ricarica, per far vedere effettivamente quanto è la differenza tra un supercharger che in questo momento eroga quasi 120 kW di potenza e lo Ionity che arriva fino a 190, e farvi vedere, scopriamo insieme quanto è effettivamente la differenza tra Ionity per adesso e il supercharger per arrivare a una ricarica quasi completa. Quindi, bando alle ciance. Allora, come potete vedere, stiamo ricaricando più o meno siamo partiti esattamente allo stesso punto con tutti e due, è partito il counter e il primo test che facciamo è vedere quanto ci mette ad arrivare dal 20 al 50% per entrambi, in modo da capire effettivamente quanto cambia la potenza di Ionity e quanto è la differenza di tempistica tra le due soluzioni di ricarica che abbiamo in questo momento. Come potete vedere, 8 minuti e 20 secondi ci ha messo lo Ionity per arrivare dal 20 al 50%, mentre al supercharger siamo ancora al 47%. Quindi c'è una differenza adesso 11 minuti e 58 per il supercharger, quindi circa 3 minuti e mezzo di differenza, che non è poi così tanto. Secondo test che facciamo è dal 20 all'80%, come avete visto già la potenza sta calando per entrambe le soluzioni e quindi adesso cominciano a diventare più o meno simili. Infatti per arrivare al 20 all'80%, adesso non me lo ricordo perfettamente, ma non c'è una grande differenza tra le due soluzioni di ricarica, ecco. Siamo già a 21 minuti circa di permanenza nei due stalli. Ecco, allora Ionity ci ha messo 23 minuti e 30 secondi circa, mentre il Supercharger siamo circa al 78%, quindi 2% indietro. 26 minuti, quindi rimaniamo più o meno sui 3 minuti e mezzo di differenza, però come avete visto c'è già uno scarto di 10 secondi tra le due soluzioni di ricarica. Abbiamo passato i 30 minuti, lo Ionity è già all'88%, mentre Supercharger siamo all'86%. Terzo test, dal 20 al 90%, il Supercharger ci ha messo 34 minuti e 55 secondi. E dal 50 al 90, che è un test interessante che ho fatto apposta, dal 50 al 90% lo Ionity ci ha messo 26 minuti e 35 secondi. Come avete visto, il Supercharger ci ha messo dal 20 al 90% 38 minuti, quindi comunque abbiamo ottenuto quei 3 minuti e 20 di differenza tra le due soluzioni di ricarica. Però la cosa interessante è che dal 50 al 90%, per qualche motivo, vuoi perché la batteria era un po' più calda, supercharger quella giornata, anche se le temperature erano simili. Insomma, per qualche motivo ci ha messo meno 17 secondi rispetto allo Ionity, quindi comparabile. Quindi se arrivate allo Ionity o al supercharger al 50% e volete portare la macchina al 90%, ci mettete praticamente lo stesso tempo. Questo test è interessante, secondo me, poi io sono abbastanza nerd sotto questo punto di vista, perché fa vedere come per adesso le due soluzioni di ricarica sono praticamente equiparabili. Chiaro, 3 minuti e mezzo comunque sono risparmiati rispetto dallo Ionity rispetto al Supercharger, però non è una differenza che magari uno si poteva aspettare, considerando che lo Ionity per adesso eroga fino a 190 kW nella parte iniziale sulla Model 3. Quindi rispetto ai 120 kW iniziali del Supercharger è effettivamente tanto. La differenza, o meglio, il recupero è stato va fatto verso la fine, quando effettivamente la curva di ricarica si appiattisce per entrambe le soluzioni, però sembrerebbe che per quanto riguarda il Supercharger rimanga un po' più alta verso appunto la fine. Chiaramente tra le due soluzioni una cosa da dire c'è, cioè se avete i supercharger gratuiti come me o se avete comprato la Tesla con il link di referral
per esempio il mio, avete in questo momento 1500 km di ricarica gratuita, però se doveste pagare il supercharger vi costa in Italia dai 0,30 ai 0,25, dipende, devo ancora informarmi bene, però all'inizio era 0,30 al kilowatt, quindi dipende da quanti kilowatt erogate, mentre la Ionity in questo momento la ricarica è 8 euro, quindi con 8 euro voi fate la ricarica, mentre con lo supercharger potreste spendere anche 20 euro. Sotto questo punto di vista, quindi lo Ionity vince a mani basse sotto il punto, sì, sotto la parte economica, puramente economica. E niente ragazzi, questo breve video l'ho fatto per farvi vedere un po' la differenza tra le due, tra Ionity e Supercharger, e spero che il video vi sia piaciuto. In caso, mi raccomando, lasciate sempre un pollice su, un commento, iscrivetevi qui anche su Instagram, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.